Buon pomeriggio a tutti, io sono Francesca Belmonte, un'assistente sociale piemontese. Vi presento il mio articolo che si intitola Chiedimi se sono felice, una ricerca esplorativa sul benessere degli assistenti sociali. L'articolo tratta della ricerca che ho personalmente condotto e presentato durante la seconda CIRS, la conferenza italiana sulla ricerca di servizio sociale, tenutasi a Trento dal 31 maggio al 1 giugno 2019. La ricerca è nata dall'idea di voler indagare la condizione di benessere degli assistenti sociali sul luogo di lavoro. Le specificità proprio del contenuto lavorativo che trattiamo e le peculiarità del contesto lavorativo presso cui operiamo rischiano di diventare vere e proprie fonti di stress se non vengono debitamente individuate, accolte, contenute e fronteggiate. Come ad esempio il potenziale conflitto tra il triplice mandato o l'agire professionale pressato anche da compiti amministrativi e burocratici. Un altro esempio è il nostro ruolo di aiuto, che spesso viene vissuto anche come controllo, o ancora la crisi del welfare italiano e la scarsità delle risorse negli enti. E infine non possono mancare le ambiguità e i dilemmi etici connaturati all'esercizio della nostra professione. Ho così elaborato un questionario diffuso online nel mese di marzo 2019 tra gli assistenti sociali piemontesi, costituito da 76 domande a risposta chiusa, con scala graduata a 4 opzioni e con la possibilità di scegliere una sola preferenza tra per niente, poco, abbastanza e molto. Partendo dai risultati emersi dalle ricerche effettuate dalla psicologa Maslach e dagli studi condotti dai docenti Santinello e Negrisolo, ho progettato le domande del questionario per indagare i fattori sociodemografici, ovvero il target dei rispondenti, i fattori strutturali organizzativi per far emergere le caratteristiche delle organizzazioni presso cui lavoriamo e i fattori individuali al fine di esplorare la motivazione, la performance lavorativa e la condizione di salute degli assistenti sociali sul luogo di lavoro. Al questionario ha risposto circa il 7% degli iscritti piemontesi, ovvero 161 assistenti sociali su 2.400 iscritti al 30 aprile 2019. Quindi un campione statisticamente non rappresentativo della comunità professionale, ma dalle risposte sono comunque emersi degli elementi di interesse che consentono di sviluppare dei ragionamenti critici e stimolare degli spunti di riflessione. Alla luce dei dati raccolti dalla ricerca esplorativa, il questionario evidenzia che i professionisti partecipanti all'indagine sono molto soddisfatti del proprio lavoro, perché scelto con grande consapevolezza, preparazione e motivazione, ma si sentono stanchi. I livelli di affaticamento non modificano la motivazione, ma rischiano di compromettere l'agire professionale, perché è influenzato dalle carenze strutturali e organizzative del luogo di lavoro. Tra i fattori determinanti la performance lavorativa e quindi il senso di malessere, gli assistenti sociali rispondenti individuano la consolidata condizione di sottorganico, la percezione dei luoghi di lavoro come strutturalmente non adeguati e non sicuri, il sovraccarico di lavoro, le politiche aziendali e le modalità lavorative non sempre condivise, la riduzione delle risorse negli enti, gli atteggiamenti aggressivi e le minacce subite e messe in atto dalle persone che accedono ai servizi, e infine l'inamovibilità all'interno dell'ente. Questi elementi sono la conseguenza anche della crisi del welfare italiano che ha segnato il sistema dei servizi sociali e sociosanitari. In conclusione, tenendo conto dei tagli economici e dei limiti oggettivi derivanti dall'economia e dall'organizzazione del sistema dei servizi sociali, per tutelare la condizione di benessere della comunità professionale sul luogo di lavoro, viene evidenziata la necessità di valorizzare gli assistenti sociali, ridando voce al mandato sociale e chiedendo più ascolto da parte delle istituzioni e degli attori politici. Si potrebbe partire da una maggiore attenzione da parte di chi dirige i servizi sociali in termini di ascolto dei bisogni e di riconoscimento delle attitudini degli assistenti sociali, strutturando spazi di riflessione, di formazione e di cura sul luogo di lavoro. Uno strumento efficace per contrastare il malessere e promuovere la salute, ad esempio, è la supervisione, perché consente di esprimere se stessi, i propri sentimenti, le proprie incertezze, fronteggiando l'agire quotidiano con una rete di supporto e di sostegno. Possiamo lavorare bene solo se tutti lavorano bene. Possiamo stare bene solo se tutti stanno bene: assistenti sociali, responsabili, gli altri professionisti e le persone che accedono ai servizi sociali. Ringrazio tutti per l'attenzione.